Può dare un contributo perché fondamentalmente anche un documento, in pratica per gli storici, su quella che è la sensibilità anche, no? Delle persone in un determinato periodo storico sulla storia precedente, sul passato. Beh, oddio, oltre ad essere un documento, dà anche idea di che cosa pensiamo del nostro passato. Attraverso la serialità televisiva, in qualche modo ci viene ci ritorna quella che è la nostra immagine del nostro passato, cosa ne pensiamo. Se è legata sempre all'argomento della storia, lo so che è strano, ma mi verrebbe da consigliare una serie TV che in realtà è science fiction, che è Westworld. Perché lì dentro comunque si parla della storia americana, nel senso che l'ambientazione di questa science fiction, serie science fiction, è comunque all'interno del mondo della frontiera, ecco, l'ultima frontiera, che è uno dei loro miti, probabilmente un momento storico per loro fondamentale, trasposto per l'interno del meccanismo della fantascienza. È una curiosità in un certo senso, insomma. Il mio intervento è intanto perché avevo notato che molti intendevano occuparsi della serialità televisiva nordamericana, statunitense, che è vero, è quella più impressionante, che colpisce di più per la novità. Ho voluto invece occuparmi di quella nostra, perché nella nostra serialità televisiva c'è qualcosa che riguarda la storia italiana, la storia dal dopoguerra ad oggi. E la serie che avevo scelto poi era La mafia uccide solo d'estate. Perché c'è un curioso meccanismo tra il passato e il presente, il vissuto del bambino che ci viene raccontato, che riguarda la Palermo del 1979, e il contemporaneo, sostanzialmente la voce dello stesso bambino diventato poi grande, che vede il proprio passato, lo rilegge e in un certo modo lo giudica anche. Questa era una cosa che mi era parsa interessante e anche innovativa nel nostro panorama.